time is the day. Babe with the power. Il progetto di restyling di Topolino si inserisce perfettamente all'interno di tutti i progetti che vengono sviluppati da Disney Company, che è sempre all'avanguardia per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica. Prima cosa che mi ha stupito e mi ha lasciato piacevolmente sorpresa quando ho sfogliato Topolino per la prima volta sull'iPad è stata proprio la resa dei colori delle storie. Ho detto finalmente un supporto che rende onore al grandissimo lavoro che viene fatto ogni settimana. Però quello che troveranno invece di diverso e sono proprio questi link. I link rimandano al sito del giornale, che è topolino.it, i contenuti video, naturalmente video come in questo caso nel numero del restyling, che può vedere protagonisti per esempio un nostro artista che ci racconta come è nata la sua storia a fumetti. I blog saranno uno dei contenuti su cui punteremo per creare l'affezione dei blog e dedicati, o comunque che vengono realizzati e tenuti dalle persone fisiche che lavorano in redazione, per cui esseri umani. Naturalmente l'idea di questi blog è quella di interagire con i nostri lettori, per cui nel momento in cui proponi un titolo, un libro, si crea la discussione, ma l'invito per il lettore è quello di mandarci non solo il suo parere, ma anche la sua scelta. Poi naturalmente ci saranno i blog dei personaggi, tenuti dai personaggi veri. La cosa che sicuramente potrà fare piacere sarà il grande ritorno di Paperino Quack con un blog che si intitolerà proprio qui Paperino Quack 2.0. Il link preferito dai nostri lettori, dal target di riferimento, sarà quello che rimanda ai giochi. Ai giochi e in particolare il gioco dedicato alla Macchinaz. La Macchinaz è questo gadget particolare che è, come tradizione tutti sanno che ogni estate noi proponiamo un veicolo che viene costruito settimana dopo settimana in 4 settimane e che fa impazzire i bambini ma anche i grandi. Quest'anno appunto abbiamo questa Macchinaz che è protagonista non solo di una storia a fumetti ma anche di un gioco online. A proposito del nuovo sito, una delle cose più divertenti che abbiamo creato è quella della creazione del proprio avatar. La creazione del proprio avatar che prevede la combinazione di migliaia di diversi personaggi, dove tu attraverso questa avatar machine puoi scegliere i tratti caratteristici dei personaggi a fumetti Disney. Una delle rubriche nuovissime, forse mai esistita su Topolino, è quella di Chiedilo al Topo. Ed è una rubrica che in parte si ispira a quella che è stata l'esperienza di PK, quindi a risposte semiserie a problemi che apparentemente sembrano poco seri ma in realtà sono seri. La scelta di usare anche l'infografica come codice visivo e di contenuto per parlare ai nostri lettori viene proprio dall'esperienza del fumetto, sicuramente attraverso l'infografica, quindi il ragionamento è fatto su un testo che non è più discorsivo ma tratta solamente l'essenziale ed è accompagnato sempre da un'immagine. Nel numero del restyling in particolare proporremo la saga del pianeta T, che vede protagonista Topolino con Minnie, Pippo e Orazio su un altro pianeta, addirittura alla scoperta di altri mondi. È una saga che davvero ha in sé una ricchezza e mi spiace, non voglio svelare nulla perché è davvero tutta da leggere e naturalmente è un simbolo proprio perché grazie alla capacità del disegnatore, anche Claudio Sciarrone, è stata disegnata tutta in digitale. E sempre in questo numero c'è una storia disegnata tradizionalmente però che tratta il tema insomma che ci sta più caro, che è quello dell'evoluzione digitale, dell'editoria che si sta trasferendo sui tablets ed è una storia molto umoristica in cui il protagonista è Zio Paperone e il sottotitolo è L'iPad è una rivoluzione. Un saluto a tutti i lettori di Topolino, ai nativi digitali, ma anche ai primitivi digitali come me. So che ci sono, che continueranno a sostenerci e anche saranno incentivati a superarsi e per sentirsi sempre in fondo un po' bambini.